cominciare la terza e ultima partita di questa prima giornata dell'edizione scandinava dei tornei Skies, il campionato scandinavo dell'edizione scandinava dei tornei Skies. Di fronte si schierano i Boys Naples e il Tettenham. Boys Naples non conosco i cognomi, non c'è nessuno che viene vicino a me, quindi non so come fare. Pino, mi serve uno qua, uno della panchina che si mette qua. Allora c'è il portiere che è nuovo, poi allora c'è Dylan, Graziano, Faraldo e Castaldo, i soliti del Tettenham. In panchina sono troppo lontani, però mi sembra di aver visto Leone, Salzano 1 e Salzano 2, non so se ce ne sono altri, non ci ho fatto tanto. Attaccano invece dall'altro lato i Boys Naples all'esordio nei tornei Skies. Tettenham finalista della Coppa Mercurio dell'Interplanetaria dell'ultima edizione. Ah no, Salzano e Trepale. Ah, mi servono un po' i cognomi di tuoi, fratello, che sennò io faccio delle cronache. Ricordati il buon piano a cominciare. A parlare, ottima! Respinta del portiere Cascella, che è l'unico insieme a Pino Esposito, il capitano che conosco dei Boys Naples. Graziano entra in area, chiusura. Credo proprio di Esposito, calcio d'angolo per i neri. Graziano, pallone in mezzo, sinistro gol di Faraldo, che dopo appena due minuti di gioco cambia il risultato. Allora siamo pronti per i cognomi. Allora io conosco Cascella, Esposito chiaramente il capitano. Di Fiore è quello là. Ok. Castaldo. Ok. Ciscia. Ok. Lauro. Ok. Adam, perché il cognome non è Qual è il cognome? Boazizi, ok. Però meglio Adam. Frate, allora io una volta fece. Allora venne una squadra di salvadoregni. Avevano tutti i cognomi ispanici. Escobar, Perez. Io faceva il lavoro, facevo pure Boazizi. Dopo fosse Boazizi o problema. Non ti preoccupare. Di Fiore, c'è Castaldo largo. Di Fiore preferisce cercare il passaggio centrale per Ciscia. Ciscia che è difficile da pronunciare, perché qua viene Ciuscia, facile proprio. Ce ne vuoi me? No. Da rimane vicino a me e va già asciutto. Grazie mille. Rinvio lungo, Cascella in qualche modo non riesce, attenzione, a mantenere il pallone in campo, pertanto si riprende con la rimessa in gioco. Ciscia pressing, Castaldo, Ciscia la mantiene, la recupera, evita, fermate Ciscia, Castaldo poi la lascia sfilare in fallo laterale. Di Fiore, ancora Di Fiore, serie di finte, Castaldo allontana, credo Salzano sia il... Come si chiama il portiere? Salzano? È il cognome. Prego? Castaldo evita, Esposito destro dalla distanza, pallone che si spegne sul fondo. Cascella ora va. Acerra, grazie. Esposito che c'ha una specie di marsupio o è la panza. Chiuso Castaldo da Dilena. Occhio a Graziano, molto bene Esposito due volte, la tocca per ultimo, cioè il fallo laterale per la squadra in nero. Dilena alla battuta. Acerra. Lungo. Faraldo e Dilena incespicano un po'. Di Fiore recupera. Pino Esposito. L'esperienza guadagna il fallo laterale. Pino Esposito. Castaldo. Di Fiore. Ciscia. Bravo Castaldo, il tiro, palo, gol! Pareggio dei Boys Naples, gol di Castaldo! Passato.
Di Lena, Castaldo, Di Lena ancora, Graziano, occhio a Castaldo che si sovrappone, pallone per lui, Graziano. Quando giro però era una buona idea, però Castaldo non la riesce a mantenere in campo dall'altro lato, l'altro Castaldo prova il destro dalla media distanza, ciccia la rovesciata, pallone sul fondo. Acerra, Castaldo, Graziano in mezzo a due, in mezzo a tre, ancora Graziano, pallone che esce. Fallo laterale, Cascella lascia l'incarico della battuta a Capitano Esposito, quindi Castaldo, Di Fiore, Ciccia, avanza, gol di Ciccia, 2-1, ribalta il risultato, la squadra di Esposito che quindi si porta sul punteggio di 2-1. Sì. No, non mi può stare niente a terra, no, mi fermate un attimo, fammi pigliare la borsa. Andiamo un attimo. Allora. Due quote di ripetono, quindi di iscrizione, allora, quante? Scusa. C'ho 55 quota campo sicura. Che è questa? Esatto, poi c'è la quota di iscrizione che mi mancano il portiere che non è venuto. Allora, 30, 40, 55, quindi quante? 60 di iscrizione? Di iscrizione ti ho 2 euro, non ci vado, non ci niente, poca purella. Fanno pochi ripassi, non mi dice niente. Due cose non le riesco a fare, che tengo in mano congelato. Allora, 10, 20, 30, 40, 60. Vabbè, tienitela a 2 euro, perché non la porto in bici. No, allora, 4, 20, non so 60. Allora, 30, 40, 50, sono 55. 55, mancano 25. 35, no, manca 25. 15, no, è il tubo 25, non mi dassi 2 euro, me l'hanno detto, non riesco, ti vado all'autostrada. Michè, ti ringrazio, ho tutto per il futuro. Ci vediamo, non ti preoccupare. Martedì prossimo, ti verso tutto. Sei. Mi ha aggiornato per il mercoledì, mi raccomando, Gabriele, si trova sempre una soluzione. Acerra, Castaldo, lungo a cercare... Faraldo, ma il pallone finisce a lato, quindi Graziano, Di Lena, di nuovo Graziano, chiuso da Pino Esposito, Di Lena, destro, Cascella, paratona, e quindi Faraldo esce, Cascella, a difesa della porta, Graziano, chiusura della difesa, bravo di Esposito e Di Fiore, e Di Fiore in qualche modo riesce a passare a Castaldo che supera la metà campo, pallone per Ciccia in mezzo, Castaldo si gira, deviazione, calcio d'angolo. Esce Di Fiore ed entra Buazizi. Castaldo, finta di tiro, molto bene qui sull'altro Castaldo, Ciccia la giocata, pallone che rimane lì, allontana Castaldo, fallo laterale per i verdi. Attenzione, Buazizi lascia troppo campo a Faraldo che guadagna anche il fallo laterale. Siamo al decimo, 2-1 per i Boys Naples. Castaldo prova a mettere ordine, Di Lena, pressing altissimo di Castaldo e Ciccia. Di Fiore, destro sul fondo! Di Lena, bravo Faraldo su Buazizi, Castaldo, la Veronica su Faraldo, elegante l'attaccante dei Boys Naples che guadagna anche fallo, si lamentano i neri, però il fischio dell'arbitro, diciamo, può essere abbastanza condivisibile.
pertanto si riprenderà con il calcio di punizione a favore dei Boys Naples. Siamo al 10° minuto di gioco, il punteggio è di 2-1 a favore di quest'ultimi. Alla rete di Faraldo hanno risposto prima Castaldo e poi Ciccia. Buasisi, destro, murato da Graziano, ancora Buasisi, Ciccia, chiusura di Lena, ancora Castaldo, all'indietro Buasisi, Di Fiore, troppo lungo questo passaggio di Castaldo, fallo laterale per i neri, c'è un fischio dell'arbitro, ci sono i cambi, entra Leone ed esce Castaldo, proprio Leone va a battere il fallo laterale che va ribattuto, Leone al solito capigliatura eccellente, Di Lena, passaggio per Graziano, si gira a destro, murato da Di Fiore, fallo laterale per i neri. Di Lena, destro sul fondo, Cascella con le mani, di nuovo Cascella, occhio qui, Castaldo e Ciccia avanzano, Buasisi, ottima respinta di Acerra, Ciccia, destro, gol, 3-1, doppietta di Ciccia. Ottimo impatto dei Boys Naples, Graziano, uscita di Cascella, Buasisi scambia con Ciccia, ancora Buasisi, Ciccia si ferma, Di Fiore, di prima Castaldo, chiusura di Leone, fallo laterale Di Fiore, quasi si è anticipato da Leone, fallo laterale per i verdi. Quasi si, lungo troppo, o meglio, troppo corto perché c'era Di Lena prima di Ciccia che tocca in fallo laterale, Castaldo di testa, Ciccia al volo, fallo laterale stavolta però per il Tettenham. Leone, Graziano, attenzione a centrocampo, all'indietro Di Lena, Graziano si fa vedere, Leone scambia con Graziano, destro sul fondo, attenzione a Leone che scivola, Ciccia sul fondo, Castaldo dall'altro lato si arrabbia parecchio, Pino Esposito che oltre a fare da mister fa anche un po', diciamo, da papà per tutti quanti. Farà gol! Cascella non preciso stavolta, si fa infilare da Faraldo che fa 2-1. Meglio, chiedo scusa, 3-2. Sta caricando sto telefono. Di Fiore, male Graziano al volo di prima. Di Fiore, lungo in avanti, bravo Buasisi, stop di clavicola. Si gira molto bene Buasisi, palo! Leone, Di Lena, Leone, tiro sul fondo, ci provano da soprattutto alla distanza gli uomini di Di Lena, occhio a Buasisi, chiuso da Di Lena, molto bene, attenzione il capitano del Tettenham, murato il suo tiro da Di Fiore, c'è un fischio dell'arbitro, cambi per ambo le squadre. Sì.
esce Di Lena ed entra Salzano. Eccolo qui, primo pallone per lui. Leone. Di nuovo Salzano. Acerra. Faraldo. Male qui per Graziano. Ciao ragazzi. Ciao, ciao ragazzi. Di Fiore. Castaldo. Di Fiore. Giocata su Graziano, ancora Di Fiore, avanza, c'è campo, però poi la difesa dei neri rimedia. Guasisi, Castaldo, Di Fiore, Castaldo. Oddio, quest'altro chi è? Mi sono dimenticato. Ada, come si chiama l'altro che stava vicino a te prima? Di Fiore. Chiude le gambe, Leone, ancora Di Fiore, il tacco a cercare Boasisi, allontana però la difesa, Cascella può prenderla con le mani. Castaldo, Di Fiore, come si chiama chi sta? No, l'altro, questo che mi è entrato, come si chiama? Lauro, ok, grazie. Graziano. Faraldo, bravo Cascella. Acerra, scusa, tardi anche per me. Cascella ci prova, tiro velleitario. Cascella, quasi sì, ultimo tocco e Di Leone, fallo laterale, ottima questa battuta, c'è Castaldo, può girarsi, chiuso però da Leone, fallo laterale, o meglio forse calcio d'angolo? Sì, per i verdi. Bravo Lauro, molto bene Acerra che respinge questo tiro. Graziano restituisce palla e Lauro lascia l'incarico della battuta a Boasisi. Lauro al volo d'esterno destro. Tiro impreciso. Acerra. Salzano, Faraldo si ferma, si fa vedere Leone, ottima palla, Leone destro, Cascella, ottima respinta. Castaldo, Lauro, deviazione di Leone, fallo laterale. Tocco di mani, fallo, credo calcio d'angolo, fallo laterale, insomma, tocco di mani. Era netto, il pallone resta a favore della squadra dei verdi. Castaldo. Quasi sì, anticipato ancora Castaldo, bravo Faraldo, avanza, chiuso, Castaldo recupera, Faraldo ancora, poi Graziano da fermo nel 7, dove l'ha messa? 3-3, pareggia il Tettenham. Grande gol di Graziano. Rientra Ciccia ed esce Castaldo. Di Fiore. Lauro. Buono il tacco di Boasisi, palo di Ciccia. Acerra ha passato velocemente a Faraldo. Salzano. Faraldo, Acerra, troppo lungo, palla di fondo, chiedo scusa, Cascella, quasi sì, l'apertura a cercare Ciccia, pallone che arriva a lui, però Faraldo alla meglio, prova ad accentrarsi ancora, Faraldo, chiusura ottima di Laura al momento del passaggio per Graziano che poteva essere una sentenza. Salzano, Leone, Di Fiore in pressing, passaggio per Salzano, destro Cascella, in due tempi a terra, blocca il pallone. Acerra, occhio a Ciccia, Di Fiore, la finta su Graziano, destro completamente
lontano dall'obiettivo. Bravo Ciccia, quasi sì. Di Fiore, destro, ottima respinta di Acerra, senza guanti, senza paura, calcio d'angolo. Occhio a Ciccia, attenzione Faraldo che ha fatto finta di farsi male Ciccia, perché poi dopo corre subito. Ottima respinta di Cascella sul tiro di Leone. Faraldo, ultimo tocco di Lauro. Castaldo, bravo Boisisi, ottimo pressing, Castaldo all'indietro, Acerra, ottima transizione dei verdi. Boisisi, Lauro di prima, Ciccia approfitta della deviazione, può essere comunque pericolosa vista la posizione in cui è uscito il pallone, in cui ora vanno a battere i Boys Naples che guadagnano un calcio d'angolo. La battuta Boisisi. Destro al volo Lauro, ottimo muro di Castaldo. Ancora dall'altro lato Boisisi in mezzo, Ciccia, nessuno dei due, neanche Castaldo, però quest'ultimo recupera il pallone al volo di testa. Salzano, buona la sponda, però non c'era nessuno vicino a lui, quindi Lauro, Di Fiore, Leone. Attenzione, fischio qui dell'arbitro. Boisisi, al posto di colpire il pallone, colpisce la zampa di Leone, c'è quindi il calcio di punizione per i Boys Naples. Anzi no, chiedo scusa, il calcio di punizione per il Tettenham. Ultimo tocco è del Tettenham, ora con Castaldo Ciccia può battere il fallo laterale. Lauro, bravissimo Cascella. Ciccia, Lauro, deviazione di Castaldo, occhio a Salzano che forse prende una botta. Acerra con le mani blocca la sfera, poi avanza, c'è un antifurto, occhio a Faraldo a destra, combatte la combatte Di Fiore e poi Lauro. Di Fiore, Ciccia, occhio a Faraldo, bravissimo Lauro. Fallo laterale per i neri. Leone, destro, Murato. Partita bellissima ed equilibrata. Punteggio di 3-3. Ottima chiusura di Lauro, fallo laterale, Leone ora alla battuta, male Leone, attenzione Faraldo! Cascella, bravo Lauro sul pressing di Salzano. Ciccia, Di Fiore, di Ciccia non ci arriva Leone, quindi la lascia sfilare per il fallo laterale. Castaldo, Faraldo, Leone, Acerra, io lungo di Acerra, Salzano fa il difensore, quindi Lauro, destro, incrocio dei pali e poi Ciccia non riesce a stoppare il tiro del suo compagno di squadra. Intanto troppe chiacchiere per il Tettenham, invece
poche parole e poche indicazioni ai suoi da parte di Capitano Esposito. Leone, ottimo pressing di Ciccia, quindi Acerra, Leone, Faraldo, chiusura di Ciccia, recupera di Fiore, Ciccia respinge Acerra questo ennesimo tiro, duplice fischio dell'arbitro, intervallo, ci fermiamo. Comincia il secondo tempo della partita tra Tettenham e Boys Naples. Il punteggio è di 3-3 per le due squadre. Partita bellissima, equilibrata, anche con due gol, con dei gol veramente molto belli tra entrambe le squadre, che obiettivamente meritano il punteggio fino ad ora maturato. Ciccia, chiusura di Salzano, di Lena dalla distanza, tiro che non impensierisce il portiere. Si riprenderà ora con la rimessa da fondo campo per Cascella. Ciccia non trova questo pallone. Di Lena, Salzano, destro di Salzano, potente ma impreciso. Bravo Acerra, ottima parata qui, e poi Castaldo l'allontana. Graziano, bravissimo di Fiore, Ciccia, destro, ancora Acerra, ottima, ottima partita del portiere del Tettenham, fino ad ora per me migliore in campo. Attenzione, Bouazizi alla peggio in questo contrasto con Castaldo, quindi calcio di punizione per i verdi. Destro di Fiore direttamente sulla barriera che era unicamente composta da Graziano. Cascella, Di Fiore, male qui, Di Lena sul fondo, era un passaggio a metà tra Lauro e Ciccia. Ciccia, apertura imprecisa per Bouazizi e quindi Castaldo ci prova, ancora pallone che finisce sul fondo. Bouazizi, Lauro, no, chiedo scusa, Di Fiore, non riesce a passare bene, può confusionare i Boys Naples in questo momento. Va battuto il fallo laterale, Di Lena, Acerra, Di Lena, Graziano, chiusura di Ciccia, pallone che si spegne, quindi il fallo laterale, Di Lena alla battuta. Castaldo, chiusura di... Chi è quello? Bouazizi. Cazzo che lapsus. Che vuoto. Lauro, Di Fiore, Ciccia. Bravo Di Fiore. Ancora Ciccia centralmente, ottimo anticipo di Castaldo. Poi Bouazizi. Deviazione di Graziano. Ancora Graziano. Si accentra in mezzo a due, perde palla. Ciccia, Di Lena prima di lui. Castaldo, Graziano, evita il ritorno di Ciccia, Graziano, ottimo Cascella, fallo laterale, due portieri stasera stanno avendo la meglio. Cascella smanaccia, poi Di Fiore, aspetta Ciccia, il pallone per lui, uno contro uno con Di Lena, tiro morbido, facile per la parata di... Vieni, vieni! Facile per la parata di Acerra. Castaldo, sinistro, Cascella impreciso e poi riesce a bloccare la palla. Ma entra, entra, non farti il giro, entra, 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 Acerra. Castaldo, entra, entra. Castaldo, Di Lena. Di Lena, Acerra ancora. Sì, sì,
Allora ragazzi, alterniamo settimana, una settimana di mercoledì, l'altra martedì. Martedì c'è Napoli. Allora l'altra volta hai sposto il torneo con il Napoli. È giusto, in modo di emozione. Allora facciamo un pure. Io mi libero solo per me e ciò dico. Ok. Altro discorso. Vengo io perché è un problema se tu vuoi la discussione settimana prossima, garante io. Ma mi ha detto che ce l'avevate tutto. No, perché due persone sono venute meno, ci voglio parlare pure io. Dico la verità, perché o vengono o non vengono. Iniziatemi a dare quello che avete, ragazzi, iniziate a saldare parte. Datemi l'iscrizione di quello che. Scusami. Dammi l'iscrizione di quelli che ci sono stasera. Riesci a dare la meno 8 messi. Riesci a Allora, tutti quanti l'hanno saldata. Dammi almeno la metà, perché pare brutto che me la date la settimana prossima. Non è per una questione di sfiducia, è una questione di correttezza per tutti quanti. Maggior ragione sto facendo una telecronica. Cazzato! Pino Esposito, appena entrato, devia il pallone in fallo laterale. Ah no, guadagna il possesso Pino Esposito, tra l'altro anche in attacco, di Fiore. Pino Esposito è entrato al posto di Lauro, ottimo castaldo su Ciccia che comunque ha la meglio, attenzione, qui c'è un fallo brutto, calcio di punizione brutto per la come dire, reazione di Ciccia. Allora, calcio di punizione per i verdi, alla battuta c'è Di Fiore. Tre a tre. Mi pigli solo dai sicuri, perché poi voglio Uomo non era male. No, lui dovrebbe, è una mogliere che in cima, quindi non sa se tu, infatti hai guardato il telefono, non fa mai. Ma sento che può sgravare bene il capito, giusto. Occhio a Graziano, ottima chiusura di Esposito che comunque rallenta l'avanzata di Graziano. Anticipo di Dilena, occhio a Di Fiore che si è fatto male. È Castaldo che si è fatto male. 9-5. Ok, grazie. 9. Perfetto. Vediamo settimana prossima, ci fai sapere tu. Grazie, unica mercoledì, perché se martedì c'è il Napoli e mercoledì. Okay. Grazie. Ciao Ernesto. Ciao Anto. Ciao Francesco, scusami. Allora, Castaldo rimane ancora un po' acciaccato, però il gioco riprende da Cascella ad Esposito, Di Fiore. Scatta Castaldo, ottimo tacco per Ciccia, sinistro, paratona di Acerra. Ciccia, Pino Esposito, Di Fiore, attacca sulla sinistra, pallone buono, fallo laterale, anzi no, fallo di fondo, ci sono i cambi, entra Leone ed esce Castaldo. Dilena, Leone, attenzione qui a Faraldo che comunque tocca per ultimo. Pino Esposito batte il fallo laterale, Ciccia, Castaldo e Ciccia si trovano a occhi chiusi, se giocano bendati si trovano comunque. Leone, Dilena, Acerra, Graziano, Faraldo destro sul fondo. Presto,
visto che martedì ci sarà la partita del Napoli contro il Barcellona, la prossima giornata di torneo si disputerà mercoledì. Intanto, nel mentre facevo questa comunicazione di servizio, Graziano porta in vantaggio i suoi e c'è quindi il punteggio di 4-3. Occhio qui, Faraldo, uscita ottima di Cascella, Faraldo, gol del 5-3, due scivolate non hanno fermato comunque Faraldo, che subito mette le cose in chiaro e così come ha segnato il primo gol ne fa un altro e porta i suoi in vantaggio di due reti nel giro di pochi secondi dopo la rete di Graziano. Castaldo, Di Fiore, Castaldo, brutta botta, vediamo se, occhio qui, pronto, sì, torneo, sì. Ciao. Pino Esposito, lancio lungo, fallo di fondo, Acerra la battuta, 5-3 il punteggio, Acerra rinvio lungo con una mano di testa, Castaldo recupera, Faraldo, Di Lena, Leone, tocca a Faraldo, uno contro uno, Castaldo alla meglio su Graziano, poi si ferma, due, bravo Di Lena su Graziano, ancora Di Lena, Faraldo, Di Lena, pallone in mezzo, ottima chiusura di Ciccia, ottimo momento per il Tettenham, lungo, rovesciata di Faraldo, Di Lena, pallone in mezzo, lo schiaccia troppo, fallo laterale per i verdi. Castaldo. Bravo Faraldo qui che, insomma, Castaldo si complica veramente tanto la vita, non riesce a spazzare il pallone. Bravo Ciccia prima di Lena che se non altro allunga. Il pallone lontano. Di Lena. Fallo laterale, Esposito, Ciccia, bravo Di Lena, attento Di Lauro, vabbè, Di Fiore, Ciccia, Di Fiore, chiuso ottimamente da Di Lena senza fallo, poi sbaglia il passaggio per Faraldo, recupera Castaldo, Faraldo tocca, rallenta Castaldo che ora guadagna il fallo laterale. Esposito guadagna il fallo laterale d'esperienza, calcio addosso a un avversario. Deviazione di Di Lena qui sul tiro di Di Fiore. Bravo Leone. Fallo laterale. Di Lena. Di Lena, bravo Cascella, mano aperta, respinge, Ciccia, Castaldo, tocco per Ciccia, Faraldo tocca per ultimo, calcio d'angolo. Ok, scrivimi quando arrivi, io finisco tra 10 minuti circa. Bravo Esposito, Di Fiore apre dall'altro lato per Castaldo. Comunque ottima fase difensiva per il Tettenham in questo secondo tempo. Pino Esposito, Castaldo.
Male qui, occhio a Faraldo, defilato, guadagna solo calcio d'angolo. Leone sale, pallone per lui, di testa all'indietro per Graziano. Di Lena, murato il suo tiro. Bravo Cascella, prima di Graziano. Di Lena sul fondo. Pino Esposito. Ciccia, bravo qui su Di Lena. Castaldo, apertura per Ciccia al volo a Cerra. Una sarracinesca ragazzi stasera. E poi Leone non è preciso nel tiro, ma c'è deviazione. Graziano all'indietro di Lena, lascia ad Acerra, sinistro di testa Pino Esposito. Di Lena all'indietro Acerra. Di Lena, bravo. Di Fiore, poi perde palla Faraldo. Cascella, ottimo. La grinta di Capitano Esposito. Di Lena, il controllo. Graziano in soccorso, si accentra, palla sul sinistro, tiro murato a Cerra. Leone di ginocchio, stoppa male, fallo laterale. Pino Esposito, ancora Leone, non c'è deviazione, fallo di fondo. Ciccia perde palla, recupera Di Fiore, ancora Ciccia che perde palla, Leone tocca per lui, Ciccia un po' nervoso, infatti esce. Castaldo, c'è Lauro in soccorso, Di Fiore l'apertura è imprecisa, fallo laterale per i neri. Acerra, Cascella con le mani, Lauro, destro in avanti, occhio al Leone, Graziano, il palleggio, perde palla, Leone si arrabbia tantissimo, Castaldo avanza, Salzano, c'è un fischio dell'arbitro, non si concretizza il vantaggio probabilmente, quindi c'è il calcio di punizione per i Boys Naples. Di Fiore alla battuta, quindi Castaldo recupera Faraldo, quindi Graziano, Pino Esposito, attenzione, Di Fiore si allarga sulla fascia, dall'altro lato per Lauro, troppo lungo questo pallone. Leone, intanto c'è un po' di confusione per i Boys Naples, i cambi vanno fatti a possesso. Faraldo sulla destra, il tiro, bravissimo Cascella. Male Pino Esposito e Faraldo al lato, Pino Esposito incespicava sul pallone. Va ribattuto il fondo, Pino Esposito. A Salzano, destro, Pino Esposito blocca questo pallone. Palla lunga, Salzano di testa, Faraldo, Leone, lo scatto sulla destra, pallone è troppo lungo. Cascella protegge l'uscita del pallone. Pino Esposito. Di Fiore, Boisisi, Pino Esposito, Boisisi, Di Fiore, Boisisi si sovrappone, pallone
era per lui, ma Faraldo è stato molto attento, riesce anche a passare al Leone, quindi Graziano si gira, avanza, chiuso però da Esposito nella seconda volta, e Cascella che cosa fa? Erroraccio qui, ragazzi, poteva essere molto pericoloso. Buasi sì alla battuta di questo calcio di punizione. C'è una ripresa? Non c'è sta bisogno. Destro di Buasisi, murato dalla barriera, ancora Buasisi, quindi Faraldo, occhio a Salzano, bravo Cascella, c'è un fischio dell'arbitro, qua quando prende palla Faraldo non si capisce niente comunque. Bravo, eh? Ma anche tu sei amica sua. Amica. Calcio di punizione, alla battuta c'è Graziano. A me porta 4 minuti ancora di gioco, poi vediamo chiaramente l'arbitro cosa deciderà. Graziano, sinistro, fuori. Cascella velocemente per Buasisi, Di Fiore contro Leone, ancora Di Fiore, ne ancora, destro sul fondo. Quasi sì, passaggio impreciso. C'è un fallo qui. Attenzione, in del Tettenham. Calcio di punizione quindi per i Verdi. Quasi sì. Destro. Fallo laterale. Bello il tacco, Lauro, tunnel, Salzano, Leone, confusione, Lauro, Buasisi, Di Fiore, destro murato da Faraldo. Buasisi, Esposito. Si confondono Lauro ed Esposito, occhio Faraldo sul fondo. Lauro, Di Fiore, definire confusa questi minuti di gioco e dire poco. Lauro, nervosa e confusa, che ovviamente occhio qui. Faraldo, uscita di Cascella che sbanaccia, fallo laterale. Quando prende palla Faraldo è un urlo comune, femminile, gol! Ha segnato Enzo Leone, 6-3. E qui ad un minuto dal triplice fischio si può proseguire con il commento. Va detto che durante il secondo tempo la squadra di Esposito è entrata troppo morbida in campo. Durante il primo tempo hanno fatto bene, hanno fatto il loro dovere portandosi in vantaggio, portandosi in svantaggio, poi hanno recuperato i gol, hanno fatto poi male in difesa perché Graziano ha fatto un grande gol, quindi Cascella davvero poteva far poco, ma va detto che durante questo secondo tempo non sono riusciti, sebbene i buoni attacchi tra Castaldo e Ciccia
non sono riusciti a far bene in fase d'attacco il passaggio, la transizione tra attacco e difesa della squadra di Dilena è stato più che efficace, e durante il secondo tempo, prima il quarto, poi il quinto e poi sul finale questo di Leone, si sono portati sul vantaggio di 3 gol e quindi guadagnano la prima vittoria di questa edizione scandinava dei tornei Skies. 2 minuti ancora, ho detto male, no? Pensavo che era uno, invece era uno più recupero. Male, recupera Dilena, Salzano, l'apertura per Castaldo, eccolo qui, che però non riesce a recuperare. Lauro doveva e poteva andare di prima, Salzano come un treno arriva e forse si fa anche un po' male. Si è fatto male, Pasquale, si è fatto male. No, no, perché ha detto nero. Questa laterale non fa niente, va buco. Pallone contrastato, però no, vediamo chi l'ha toccata per ultimo. Ma io mamma per questa partita a pollo, però. Brutti commenti qui, un po' di dispiacimento, grazie. Dispiacimento, si mette a fare troppo. Però sì, un po' troppa confusione nel secondo tempo. Fino. Abito, nero rosso, nero verde. Ok. Attenzione Cascella, quasi sì, apertura deviata da Faraldo, quasi sì in fallo laterale. Male quasi sì, ci abbiamo la tettoia. Acerra, pallonetto, Castaldo. Ora Cascella, partita che si avvia alla conclusione, quasi sì, non la tocca, Acerra mette a terra, sinistro, palo! Funzione battuta, Ciccia sale sulla destra, bravo Castaldo, fallo laterale per i verdi. Ah, fallo, calcio di punizione. No, si va male Salzano, esce zoppicante dal campo. Ciccia, quasi sì, chiude Acerra al momento giusto. Fallo laterale di Fiore. Quasi sì, occhio qui a Graziano come un avvoltoio. Uscita di Cascella. Ed è bravo Ciccia, prima di Faraldo. Dilena chiude questo passaggio. Quindi Dilena riceve da Castaldo, ancora pallone per il numero 3, uscita di Cascella e poi Dilena alto. Arbitro che guarda il cronometro. Lauro. Castaldo. Graziano. Faraldo! Ottimo ancora Cascella. E quindi Buasisi. Dall'altro lato di Fiore, Ciccia, pallone in rete, 6-4 il punteggio. Dilena, Castaldo, Graziano, occhio a Ciccia, gol! 6-5! E adesso che si fa? E adesso che si fa? Quanto manca?
Cascella blocca in due tempi. Attenzione. Quasi sì, pallone deviato. Fischietto in bocca per l'arbitro. Finale thriller. Sfiora Ciccia, fallo di fondo. Cascella blocca. Quasi sì. Triplice fischio dell'arbitro. Complimenti al Tettenham per questa prima vittoria. Andiamo ovviamente da Antonio Ace, Giuseppe Acerra. Senti, complimenti, hai parato di tutto, stavi pure segnando. Complimenti, prima vittoria, che ne pensi? Una grande partita. Va bene così. Va bene così. Perfetto. Che siamo? Che sia tu, siamo. MVP. Grazie. Prego, ciao, buonasera. Ciao.